Allora, una delle notizie più importanti, più interessanti della nuova stagione che parte post-Covid è quella che avevamo annunciato da tempo e che poi l'altro giorno in un'intervista anche video il presidente Vannucci ha ribadito, è il passaggio di Antonio Buongiorno al Seravezza, una realtà emergente anche del calcio giovanile, ma soprattutto si è chiusa una storia ultra decennale di Antonio Buongiorno con il margine coperta. Allora Antonio, rifacciamo un attimo, riannodiamo il filo, innanzitutto vabbè, la nuova realtà, ecco, perché Seravezza e so che insomma oggi ci puoi anche dare qualche news relativamente al discorso allenatori, so che state facendo veramente delle belle squadre. Beh, la decisione che è stata presa era già da tempo, la conferma posso dare in forma ufficiale, che anche il mio contratto, il mio rapporto con la Juventus, d'accordo con lo staff tecnico bianconero, ho deciso di lasciare dopo 5 anni di Juventus, dopo 31 anni di Atalanta. È arrivato il momento anche di riposarsi un pochino, stare vicino a casa, godermi un pochino la famiglia. E ti dedichi tutto al Seravezza. E dedico tutto al Seravezza. Ecco, chiaro, ma... perché questo Seravezza è un gruppo di amici veri, gruppo di amici appassionati, perché ricorda ad esempio Gino, che l'ho sempre detto, chi non ha passione non può fare questo sport. Io di passione ne ho messa tanta, ma tantissima, e ne metterò ancora finché la testa mi regge, il fisico mi dà l'opportunità di capire che ci sono ancora, cercherò di divertirmi molto e di creare qualcosa con l'esperienza che ho accumulato negli anni, di essere abbastanza sereno nelle valutazioni che farò. Il presidente Vannucci, un amico carissimo, Lorenzo, che insieme ad Alessandro Mani e Vinicio Maggi, poi abbiamo il nostro direttore generale che è Edo Luisi, ex giocatore molto appassionato soprattutto anche per la scuola calcio, Matteo Vitaloni che è un ragazzo giovane in rampa di lancio che cerca di carpire le esperienze che ho avuto, fa il direttore sportivo, è un ragazzo eccellente, anche culturalmente preparato, e poi abbiamo un settore giovanile dove partiremo a sprombattuto con due collaboratori come Marco Bartolini e Sergio Ridolfi che mi affiancheranno. Marco Bartolini, ex Bertolini, Marco. Ah, Bertolini, ecco, un altro quello. E sicuramente mi affiancheranno per creare le basi che sono già state gettate. Ecco, appunto, si può dire che già anche il nome degli allenatori oggi sia in grado. E allora noi avremo una squadra, la prima squadra, chiaro, c'è Walter Bangioni che sarà l'allenatore. La prima squadra. Ecco, perché il tuo impegno sarà un po' a tutto tondo, Antonio, anche con la prima squadra, sì, no? No, io lavoro. Vannucci l'ha detto. Sì, io faccio la parte tecnica con loro, cerco di dare il più possibile a mettere a disposizione la mia esperienza. Chiaramente le parti e i compiti devono essere sempre ben delineati. E abbiamo preso rientro con gli juniores nazionali. Un girone che io reputo importante, da qui parte il futuro del Seravezza, perché da questa squadra negli anni futuri saranno i giocatori che arriveranno alla prima squadra. Cercheremo, visto le quote che andiamo sempre a cercare, vogliamo crearcele in casa. E Seravezza le sta lanciando, no? Di ragazzi, sì, giovani, esatto. Interessanti. Si vede che ultimamente è stato lanciato. Magari non prodotti direttamente finora, presi magari da altre squadre. Perché non aveva settore giovanile, visto che ora il settore giovanile è partito da un paio d'anni già con i piccoli, di qui bisogna ringraziare, ripeto ancora, Edo Luisi che ha una grandissima passione. Abbiamo una squadra di juniores nazionali dove sarà Alessio Becchelli, l'allenatore, che ho avuto già come a margine coperta. Poi ci sarà gli allievi regionali, dove abbiamo approntato una squadra che reputo di ottimo livello e sarà allenata da Marco Corrado, ex mio allenatore a margine coperta. Dopo l'esperienza di eccellenza Ligure a Genoa Calcio, lui ha inteso di dedicarsi totalmente ai giovani, chiaramente, perché è la sua passione. Io l'ho chiamato, lui ha subito aderito. Sarà agli allievi B 2005, sarà Marco Limetti. Hai ricostruito il trio con Limetti, sì, perché io credo che questa è la parola che ti ho detto prima, Gino, hanno passione, e la passione nel calcio è tutto. Poi non nascondo che anche una buona competenza del ruolo da allenatore e soprattutto anche di allenatore amico dei giocatori, ma nello stesso tempo molto
molto rispettato il loro ruolo. Abbiamo al 2006 è stato confermato Giampaolo Landucci, che sarà affiancato Allenatore di da un esperienza. tecnico, esatto, allenatori da diciamo un pool di allenatori insieme, che quando non si allena Corrado o non si allena Limetti, daranno una mano a costruire e far crescere ulteriormente questo ragazzo. 2007 abbiamo preso Jonathan Pisani, un allenatore di Spezia, un ragazzo molto giovane. Mi è piaciuto l'impatto, il colloquio che ho avuto con lui e soprattutto l'impegno, la passione che sta mettendo. Poi al 2008 c'è il maestro Carlo Venè, grande del calcio passato, uno che ha una grandissima passione con i giovani, e via via tutti gli altri giovani. Saranno con noi anche due preparatori atletici, che erano a margine, che sarà Andrea Parlanti, che si occuperà della preparazione atletica, e Toledo, che sarà colui che l'attività motoria seguirà tutta la scuola, dalla scuola calcio fino agli allievi. E questo è un po' il discorso di tecnico rispetto, per poter fare qualcosa, reputiamo, perché da lì parte il progetto, il percorso, come lo chiamo io, del Seravezza. Cioè farsi conoscere nell'arco di 2 o 3 anni, Seravezza deve diventare una realtà nel calcio toscano, perché ci sono le basi, ci sono gli impianti, Ecco, gli ci impianti, che sono situazione impianti? situazioni impianti, c'è lo stadio comunale Buon Riposo, che è stato rifatto tutto nuovo, e tuttora stanno rifacendo il manto con la famosa gramigna che dura moltissimo, e sono in attesa che il credito sportivo possa dare un'opportunità di creare il sintetico. Poi c'è un campo in sintetico dietro dove puoi giocare, un campo regolare a 9, c'è un altro campo dietro la porta dove possono, e poi c'è un'altra base vicino lì allo stadio Buon Riposo dove possono fare tecnica. Inoltre da quest'anno sia la prima squadra che i juniores nazionali si alleneranno allo stadio nuovo dell'Arenella Montignoso. Hanno preso in gestione questo campo, possono allenarsi tutta la settimana e la domenica giocare lì allo stadio. Per la prima squadra, i juniores nazionali, gli allievi regionali, gli allievi B, e cercheremo di creare quelle basi che sono sicuro, attraverso la loro passione, spero la competenza mia e la voglia di crescere, sicuramente sono convinto che negli anni, in qualche anno, noi creeremo qualcosa di importante che faccia conoscere chi è il Seravezza anche a livello settore giovanile. Senti Antonio, doveroso anche un pensiero da parte tua su Margine Coperta, no? Insomma, è una storia che si è chiusa, so che poteva chiudersi meglio, Bravo, ecco. ecco, hai detto la parola, poteva chiudersi meglio, ma non sono stato io che non ho voluto chiudere in questa maniera. Purtroppo personaggi che col calcio hanno poco a che vedere, hanno voluto questa fine, e Cioè, questa fine del purtroppo, rapporto con te? sì, con me direttamente, il rapporto mio non è stato un rapporto sincero, perché è sempre stato un rapporto futile, movimenti particolari dietro le spalle, e questo mi ha ferito molto. Perché io ho dato 36 anni della mia esperienza a Margine Coperta, credo di aver fatto conoscere chi era il Margine Coperta, che negli anni abbiamo vinto più noi che tutta l'Italia messa insieme, abbiamo creato soprattutto giocatori che sono arrivati anche alla nazionale. Una storia, La è una storia. storia parla, è inutile stare a dire io no, noi abbiamo fatto. Purtroppo questi dirigenti non ci sono più, o non hanno voluto continuare un certo tipo di lavoro, anche per, tutti dicono, per la crisi, tutte storie, Gino, io sono di quelli abituati. Si poteva continuare la storia, si poteva fare, purtroppo è finita molto male, perché vedo che dal momento che io ho dato l'addio al Margine Coperta è un fuggi-fuggi generale, e allora qualcuno dovrà farsi delle domande. Ecco, anche perché c'era stato già qualcosa la stagione precedente, si può Esatto, dire, no? Che forse avete era un allungato. segnale. Ecco. E io ho voluto dimostrare, perché con i miei C'erano collaboratori, tante voci che giravano in quel sì, momento. sicuramente, e, ma probabilmente le persone che volevano venire non erano all'altezza, erano sbagliate. Io l'ho sottolineato più volte che non erano all'altezza perché mancava la passione. Quando manca la passione in questo sport non lo puoi fare. Sei rimasto un anno di più, si può dire, No, Antonio? sì, Forse. anche la Anche se magari competenza. la situazione Seravezza non Io ho era voluto dimostrare a pronta. loro che avevo costruito qualcosa insieme ai miei collaboratori, che poi sono stati tutti allontanati,
due squadre importanti che erano il 2003 e il 2005. Il 2005 ha lottato fino in fondo per poter vincere anche il campionato d'élite, non hanno voluto che io facessi parte di questo progetto perché si ritenevano maturi di poter andare avanti e portare avanti, e lì è successo anche un po' di presunzione da parte di alcuni personaggi, che non merita neanche fare nomi perché non mi piace far nomi, ma tanto la gente sa e vede, e questo è quanto. Sono uscito in punta di piedi, mi dispiace perché enormemente, perché era qualcosa che avevo costruito con questi dirigenti, che purtroppo qualcuno ci ha lasciato prematuramente, qualcuno non mi ha assecondato, non mi ha dato la possibilità di crearmi ancora, per dare probabilmente spazio a persone che ora, tanto il tempo darà ragione, vedremo quello che verrà fatto. E probabilmente tanta gente che non voleva più ascoltare, credendo di essere all'altezza di poter tirare avanti questa esperienza, ma questa esperienza si porta avanti soltanto parlando poco e ascoltando molto. E oggi non ce n'è più poche, ce n'è più poche le persone che ascoltano molto e parlano poco.